Mi meraviglia moltissimo il parere contrario del governo su quest'ordine del giorno, perché la settimana scorsa è stata approvata una mozione proprio in questo senso dall'unanimità del Parlamento. In sostanza la mozione tendeva a concentrare l'attenzione relativamente alle evasioni fiscali sulle grosse frodi comunitarie che costano decine di miliardi di euro allo Stato. E poi nella mozione si chiedeva anche di destinare appunto l'azione di contrasto alle frodi comunitarie e di destinarle ad un fondo per la riduzione di tutte le aliquote IVA. Bene, questa mozione è stata votata dall'unanimità del Parlamento. Oggi il governo è contrario ad un ordine del giorno che prende a pie pari la mozione e la riporta in delega fiscale, dove peraltro questo principio era già stato stabilito. Per cui vedo che quando si tratta di appoggiare i banchieri, regalare miliardi alle banche e stare dalla parte delle lobby, i governi ragionano tutti in continuità. Quando invece si tratta di concentrare l'attività di lotta all'evasione su chi veramente evade e non su chi magari per necessità può anche fare degli errori formali cui lo Stato spesso si accanisce, vediamo imprenditori che si suicidano e quindi si fa una lotta all'evasione sul piccolo scontrino, sulla povera moglie di un pizzaiolo che aiutava il marito e che quindi è stato pesantemente punito da Equitalia. Ecco, quando si tratta di dare una mano a queste persone, i governi si comportano in maniera totalmente disinteressata, quando non addirittura schizofrenica. Quando invece si tratta di aiutare le banche, beh, c'è compattezza e continuità. Grazie.